antico ferro battuto. Dopo aver accuratamente preparato la parete come indicato nelle schede tecniche, applicare una mano di Supercolor N128 con pennello o rullo a pelo corto. Dopo aver atteso l'essiccazione del prodotto, applicare su tutta la parete, con frattazzo in acciaio inox, una mano di fondo di Novalis ferro micaceo NF2310. Prima dell'essiccazione completa, ripassare con il frattazzo per rendere omogenea la superficie ed eliminare eventuali imperfezioni. Dopo aver atteso l'essiccazione del prodotto, applicare a pennellate incrociate su tutta la superficie Novalis ferro micaceo NF2390, poco diluito, e una piccolissima quantità a chiazze di Novalis ferro micaceo NF2210. Sfumare i colori tra loro utilizzando il frattazzo in acciaio inox. Se si desidera accentuare ulteriormente l'effetto di annerimento del ferro, dopo aver atteso l'essiccazione delle mani precedenti, applicare a pennellate incrociate un'ulteriore mano di Novalis ferro micaceo NF2390 nella tinta più scura, leggermente diluito, lisciando immediatamente la superficie con il piatto della spatola in acciaio inox.